Bene, Giovanni Marrazzo, siamo qui alla fine del tuo percorso. Bellissimo. Con lo Shark Team. Hai festeggiato bene perché un bellissimo ITM. Finalmente. Che ti mancava e ogni volta mi dicevi non riesco. Ero la pecora nera del gruppo. Adesso quindi sei, diciamo, riabilitato. Almeno chiuso in bellezza. Facciamo così, una panoramica su questo tuo anno. Beh, è stata una bella esperienza, anzi un'ottima esperienza per me. Essendo molto giovane, gioco da un anno e neanche a poker live. Quindi per me è stata una bella soddisfazione, una bella esperienza. Avevo vinto la sponsorizzazione, partecipare a tanti tornei live e finalmente incastrare un ITM all'ultimo della mia sponsorizzazione. Tutto sommato è stato positivo, ho migliorato nel gioco, sono cresciuto emotivamente anche, perché prima magari mi abbattevo molto spesso, adesso invece più o meno riesco a approcciare le sconfitte alle vittorie. Quanta forza ti ha dato far parte di questo team? Abbastanza, cioè proprio emotivamente per me è stata una bella soddisfazione, quindi mi ha dato un po' un attimino a dire non sono così handicappato a giocare a poker, se a dirti. Quindi bene, se ci sono riuscito io vuol dire che almeno qualcosina ce l'ho messa anch'io, non c'è stato solo il sedere per parlare in modi educati. No, ma sedere si può dire. Ah, ok. Cioè almeno sono arrivato fin qua perché un attimino riesco a giocare anch'io. Quindi per il resto tutto bene, sono contentissimo, 445 persone c'erano a Remida, sono uscito 24esimo, il migliore del team. Quindi hai messo in fila più di 400? Sì. Quindi direi che è stata un'ottima soddisfazione. Quante volte ti hanno detto una cosa del genere? Mai. Quasi mai. Ascolta, la tua strada parte da Carpi. Sì, vale da Carpi, dal Circolo Nero di Picche, che voglio ringraziare, soprattutto Domenico, Francesco, Valerio, sono stati sempre vicini. E da lì ho cominciato il mio percorso. Piano piano, sempre crescendo, migliorandomi nel gioco. Devo molto anche a loro. Quindi sei partito dal Nero di Picche, sì. Shark Team, siamo alla fine 2012. 2013 cosa succederà nella storia pokeristica di Giovanni Marrazzo? Continuerò a giocare nei circoli, Nero di Picche. Voglio ringraziare anche Asso Soliera, che ultimamente mi sono stato molto vicino anche loro. Soprattutto Luca Prospero, che quando va in brucio lui io mi diverto troppo. Però cioè continuerò a giocare, mi farò i circoli, girerò un po' sta roba qua, poi se capita l'occasione di tornare qui, perché no? Tanto vincere un ticket non è difficile, quindi bene o male se lo dici tu, guarda, l'ho vinto a settembre, non dovevo esserci, sono venuto qua con un ticket vinto, cioè per dirti. Quindi dai, alla fine continuerò a migliorare, a crescere, poi un domani chi lo sa, vedrà. Sì, io fino adesso sei sempre andato in crescita, quindi appunto, quindi magari cresceremo ancora di più, però io lo faccio come sport, come divertimento, a me non ne faccio una malattia, a me non mi interessa fare un lavoro o chissà che cosa, io mi diverto e basta. Se arrivo a premio, se arrivo a ITM, bene, se no stringo la mano a tutti e in bocca al lupo. Mi sembra un ottimo atteggiamento. Ah, quello sì, per forza, se no altrimenti si diventa malati. Ti ringrazio. Grazie a te. A presto.